Ciao amici, ciao amiche, ho sentito proprio adesso un audio di Maria Grazia, una cantante bravissima, una persona meravigliosa. Quello che io volevo dire è che sì, non bisogna dormirci sopra questi problemi, però è importante anche prenderli con serenità, con molta serenità. Concordo sul fatto che noi non dobbiamo sparire. Io adesso non so esattamente che cosa intendesse Morissette quando ha spiegato come si fa a sparire, ma in realtà io avevo anche spiegato parecchio tempo fa che la nostra iniziativa innanzitutto è un'evoluzione interiore, cioè noi interiormente evolviamo. Cominciamo a capire come stanno veramente le cose. Smettiamo di essere ingenui. Cominciamo a capire che se il nostro pianeta oggi è così è perché ci sono state delle interferenze aliene e non sono né il primo né l'unico che lo dice. Ci sono state delle interferenze aliene che ci portiamo appresso da migliaia di anni. E questo spiega perché il nostro mondo oggi è così. Praticamente su un binario dal quale non si riesce ad uscire. Per questo io ho anche spiegato che l'importante è tenere presente il trattato alieno. Diciamo che sotto l'ombrello del trattato alieno, che è un po' la Costituzione sulla quale alieni e terrestri possono gestire i loro rapporti, ma al contrario della Costituzione, ad esempio italiana o di altri paesi, che può essere ignorata, gli alieni non possono ignorare il trattato alieno. Quindi quando si dice un qualcosa in modo pacifico, sereno, consapevole, facendo appello al diritto di espressione e di libero arbitrio del trattato alieno, ovviamente non si fa nulla di male, cioè le cose che dico io non è che vanno contro il sistema che esiste, perché sono cose molto, diciamo, dentro la Costituzione. La propria Costituzione italiana ha il diritto di espressione del libero pensiero. Se io credo agli UFO e agli alieni, io lo posso dire liberamente. E se io credo che esiste un trattato alieno, che è stato stabilito 12.900 anni fa, che sarebbe la data in cui questi alieni si sono piazzati fissi qui sul nostro pianeta, a seguito di problemi loro che hanno avuto sui loro rispettivi pianeti, che poi tra l'altro ho anche spiegato che sono pianeti all'interno del nostro sistema solare. Noi siamo il terzo pianeta. Ebbene, nel passato anche il quarto e il quinto erano abitati da esseri umani. Sì, questo non lo dice nessuno, non lo sa nessuno, ma se voi andate a vedere tutti gli indizi che io vi ho dato, perché forse la parola prove è, diciamo, un po' forzata, perché sì, dimostrano quello che dicono nel momento che tu unisci tutti i puntini, però un indizio più un indizio più un indizio fa una prova. Quindi singolarmente possono non essere, diciamo, considerate delle prove, ma tanti indizi insieme mostrano che quello che dico io è molto più che una semplice ipotesi, è una vera e propria teoria. Le teorie poi logicamente possono essere dimostrate con il tempo, quando si fanno delle ricerche più approfondite. Però, cioè,
C'è stato un problema tra il quarto e il quinto pianeta, si sono distrutti i loro pianeti, non avendo più dove andare, sono venuti qui, che era l'unico pianeta rimasto abitabile. Il pianeta tecnologicamente più arretrato, che ha trovato gli esseri umani molto sprovveduti, e poi li ha trovati anche in un momento di crisi, perché 12.900 anni fa c'è stato un forte cataclisma planetario. Infatti in questa data sono scomparse degli animali, sono scomparsi degli animali che sono chiamati la mega fauna, che sarebbe il toro gigante, la tigre con i denti a sciabola, lo stesso mammut e molti molti altri animali giganteschi, enormi, che sono completamente scomparsi, guarda caso, tutti nella stessa data, che poi è la data in cui c'è stato il conflitto tra i due pianeti, il quarto e quinto, dei quali parlo sempre. Il quarto pianeta è Marte, il quinto pianeta non esiste più, al suo posto c'è una fascia di asteroidi. Tutto avvenuto 12.900 anni fa. Come si fa a datare questo? Facile. Facilissimo. Quando è esploso il quinto pianeta, esploso per un attacco strategico molto duro del quarto pianeta verso il quinto, un attacco che ha fatto esplodere tutti gli oceani come se fossero esplosivi al plastico intorno al quinto pianeta. Tutta l'acqua che c'era nel pianeta è stata trasformata in una specie di esplosivo. Ovviamente non tutti lo sanno, ma l'acqua quando è scaldata a milioni di gradi esplode come se fosse esplosivo al plastico. Quindi questo produce tranquillamente l'esplosione di un intero pianeta. Questo è stato fatto dagli abitanti del quarto pianeta che erano in guerra con quelli del quinto. Poi, come stava in una battaglia, soltanto i sopravviventi, che erano in volo in quel momento, nello spazio combattendo, sono sopravvissuti perché anche Marte poi è stato spazzato via dalla pioggia di detriti fortissima che ha ricevuto, che gli ha spazzato via a sua volta l'atmosfera e i mari. Ha colpito tutto questo anche la Terra è stata colpita da questi detriti molto pesantemente, che ha avuto addirittura lo spostamento dell'asse terrestre di oltre 23 gradi, lo slittamento di alcune terre, e attualmente ciò che c'è oggi al Polo Sud non si trovava al Polo Sud, però oggi il Polo Sud ha questo continente che noi conosciamo come Polo Sud. Ma in realtà non stava così a sud, stava un po' più in alto. C'è stata una serie di catastrofi. Tra l'altro, oltre all'estinzione della megafauna, c'è stata una pioggia di microdiamanti che praticamente copre tutto il pianeta, che si formano soltanto da fenomeni da impatto. Insomma, se si fanno delle ricerche, le cose che dico io si dimostrano tutte vere. Ma queste ricerche fatele. Fatele. Quindi io cosa vi posso dire? Che comunque non c'è da farne una tragedia, nel senso che se uno vuol dire qualche cosina, lo fa sotto la protezione del trattato alieno che permette il libero arbitrio, quindi anche la libertà di espressione, purché sia pacifica. Si può pacificamente, ma io non sto parlando in relazione al sistema. Queste regole valgono anche in relazione al sistema. Se tu fai una protesta pacifica, non ti dice niente nessuno. Se tu cominci a spaccare le vetrine o ad affogare le macchine, chiaramente ti arrestano. Questo vale anche per il sistema gestito dai terrestri. Ma in realtà noi sappiamo che dietro i terrestri ci sono gli alieni. E gli alieni sono gli abitanti, sono i sopravvissuti, che peraltro erano tutti militari, sono sopravvissuti, erano tutti nel cielo, nel combattimento, questi sopravvissuti erano in maggioranza gli abitanti di Marte, in minoranza quelli del quinto pianeta, che poi sarebbero i nordici, che io chiamo Asgardiani proprio perché
facendo riferimento alla mitologia norrene, questi personaggi sono famosi e conosciuti. Quindi per questo io quel pianeta lì lo chiamo Asgard. Ma è il pianeta dei nordici. Noi sappiamo che i nordici sono famosi, insomma, è una delle specie aliene che è maggiormente conosciuta, insomma, non è che ho detto chissà quale novità. Forse la novità maggiore è nel momento in cui io dichiaro che i marziani sono stati conosciuti sulla Terra con vari nomi, Teoi per esempio, o insomma ci sono vari nomi, uno di questi è Elohim. Cioè, non è che sia una grande novità, una grande notizia, una grande... E ripeto, mettete insieme tutti i puntini. E lì cominciate a capire come mai questa società noi terrestri non riusciamo a gestirla, perché in realtà non siamo noi a gestirla, c'è qualcuno dietro le quinte che la gestisce su dei binari che vogliono loro. Quindi è chiaro che tu puoi fare qualunque cosa e non riesci a fare nulla, perché è un po' come la storia tra adulti e bambini. I bambini credono di fare tante cose, ma gli adulti poi non glielo fanno fare. Gli alieni più di tanto non ci fanno fare, quindi quando si tratta di cambiare la realtà in base a chi voti, a chi non voti, guarda c'è un movimento qua, un partito là, cose, cambia niente. L'unica cosa che noi possiamo cambiare è la consapevolezza. E in base a questa consapevolezza cominciare ad usare la nostra possibilità, il nostro diritto di libero arbitrio, di libera espressione pacifica e addirittura amorevole. A quel punto gli alieni non possono farci nulla, assolutamente nulla, perché è un nostro diritto costituzionale, della Costituzione aliena, del trattato alieno che è stato fatto quando questi sono venuti qui. Questi alieni, che erano dei militari in guerra, quando sono venuti qui hanno dovuto firmare un trattato alieno con una specie aliena molto più evoluta che gli ha detto: se voi volete andare sulla Terra, dovete firmare un trattato di libero arbitrio dei terrestri, nel senso che non li potete obbligare, li potete persuadere, ma non obbligare. E così fu. Infatti uno di questi alieni più famosi, che è Yahweh, non poteva obbligare il popolo di Mosè a seguirlo. E prima di trovare il popolo di Mosè, questo Yahweh, questo alieno, questo marziano, chiamato Yahweh, aveva proposto alleanza con altri popoli che gli hanno detto di no. No. Finché non ha trovato Mosè, e allora questo Mosè gli ha detto: ma come faccio a sapere che tu veramente puoi mantenere questo patto di alleanza, di protezione, eccetera, eccetera? E gli ha detto: vabbè, fammi vedere la tua gloria, il tuo kavod. E Yahweh gli disse: guarda, in questo momento la mia gloria non ce l'ho. Purtroppo una frase che suona strana, perché chiaramente hanno tradotto gloria, ma è kavod, che significa pesante, potente, possente. Si riferivano al suo caccia alieno. Lui aveva un caccia da combattimento, che garantiva ovviamente a quel popolo una protezione, garantiva, diciamo, un'alleanza forte. Quindi Mosè e Yahweh si mettono d'accordo, questo Yahweh, che è un alieno, un marziano, dice: ok, allora torno domani con la mia gloria, però tu stai attento, mettiti dietro una roccia, perché se tu, mentre passa la mia gloria, tu stai lì, puoi anche morire. E il giorno dopo questo Yahweh venne con la sua gloria, e caccia aliena, gloria, no, no, no,
come hanno tradotto proprio così a cavolo. Quando passa, questo Mosè, molto incuriosito, si sporge con la faccia per vedere meglio e, non l'avesse mai fatto, rimane ustionato, vari giorni si ricopre con un velo perché non sopporta neanche il calore della luce del sole, e perché, come giustamente gli aveva detto, guarda che questo... Quindi, ma quale gloria? Quello è un caccia alieno. La sua propulsione produceva ovviamente delle cose che bisognava stare attenti. A quel punto, quando Mosè ha visto che effettivamente Yahweh aveva un caccia alieno, accetta l'alleanza con Yahweh. Capito? Una volta che lui ha visto la sua gloria, dice, accettiamo questa alleanza. E Yahweh impone i suoi comandamenti che erano 613. Sì, noi oggi conosciamo i 10 comandamenti. In realtà la versione originale era di 613 regolamenti. Quindi quello che ci hanno raccontato andrebbe un attimino riesaminato, capito, sia da un punto di vista religioso, sia da un punto di vista storico, sia da un punto di vista scientifico, capito? Perché bisogna capire da dove sono venuti questi Elohim, da dove sono venuti. Si parla molto degli angeli caduti, ma caduti da dove? Perché? Caduti da una battaglia in cielo. Erano i sopravviventi, erano caduti. E qui è questo fenomeno, questo fatto storico che fa parte della storia del nostro sistema solare, è avvenuto 12.900 anni fa. E ancora siamo guidati da dietro le quinte da questi alieni. Io poi i dettagli li ho spiegati nel corso, ho risposto a tutte le domande possibili e immaginabili nel corso che ho fatto di 160 video. Io più di questo non vi posso fare. Quando voi mi chiedete, ma allora cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Dovete fare una cosa estremamente semplice. Si potrebbe dire una rivoluzione di consapevolezza? No, non diciamo questo. Perché rievolvere? Rievolvere è se qualcuno a qualche volta si è evoluto. Noi non ci siamo mai evoluti. È la prima volta che stiamo aprendo gli occhi, la mente. Quindi dobbiamo fare un'evoluzione di consapevolezza, un'evoluzione di conoscenza. Conoscere. E conoscere anche i nostri diritti, che in base al trattato alieno sono semplici. Noi possiamo fare quello che vogliamo. No, non siamo obbligati a fare quello che vogliono gli alieni, non siamo obbligati, non ce lo possono imporre. Capito? Ma il punto di partenza è capire tutta questa situazione, capito? Capire tutta questa situazione, capire che esiste la venuta di questi alieni 12.900 anni fa. Capire che esiste un trattato alieno a nostra protezione, capire che esiste la possibilità di scegliere da seguire o no gli alieni. Infatti gli alieni com'è che ci controllano? Tramite dei terrestri corrotti. Noi seguiamo questi terrestri corrotti, gli alieni dicono, ma noi non abbiamo fatto niente, non è colpa nostra se ci sono alieni corrotti, se ci sono terrestri corrotti. Vabbè. Nonostante ciò, il trattato dice che noi abbiamo libero arbitrio, possiamo esprimere all'interno di un'espressione pacifica e serena e anche amorevole, possiamo esprimere la nostra conoscenza, il nostro diritto di scelta, il nostro libero arbitrio. Il libero arbitrio non è una favoletta religioso-filosofica, è ciò che ci è stato concesso col trattato alieno. Quindi non ci dobbiamo disperare, il mondo non finisce adesso, state tranquilli, neanche gli alieni vogliono che il mondo finisca perché loro qui ci abitano. Quindi senza stress, senza panico, molto serenamente, bisogna soltanto evolvere diventando consapevoli. Non siamo più bambini, non possiamo più credere a Babbo Natale, capito? Possiamo più credere che questi Elohim sono dei o sono Dio. Questi erano extraterrestri venuti pure da qui vicino.
Cioè, il Sole aveva tre pianeti abitati con tre specie umane molto simili che addirittura potevano incrociarsi tra di loro, avere dei figli. Infatti c'è proprio scritto: i figli di Elohim, degli Elohim, che poi è plurale, perché ci viene messa al singolare soltanto a noi che siamo ignoranti, ma sui libri quelli degli specialisti, lì è sempre al plurale, non si parla di uno, Dio. Si parla dei Elohim. Quindi questi Elohim, che poi tra l'altro presero per moglie quante ne vollero, delle nostre figlie dell'uomo, cioè dei terrestri, scusa, ma se era uno solo, ne pigliava in moglie uno, due, no, e loro ne presero quante ne vollero, e allora nacquero i giganti. I giganti perché quando si incrociavano i marziani, quei terrestri, nascevano i giganti. Quando invece si incrociavano con i nordici, non nascevano i giganti. Capito? Erano più compatibili. Questo c'è una spiegazione di fisica, eccetera, eccetera. Marte ha una forza di gravità molto minore, questi erano molto alti. È la prima volta che ve lo dico questo. È un premio per chi segue il video fino alla fine. Di solito questo video, se si seguono i primi 30-40 secondi, dicono: vabbè, ma questo, ma chi è? Capito? E chiudono tutto. Siamo ancora all'epoca, ma questo, ma chi è? Cioè, invece di vedere l'informazione, invece di capire che cosa ti stanno spiegando, invece di analizzare le idee, si va a vedere questo, ma chi è? Se continuate così, voi ascolterete soltanto quelli famosi, conosciuti, che magari dicono un sacco di stupidaggini perché sono pagati per quello, e la verità non la saprete mai. Io spero che il video vi sia piaciuto. Un'altra chicca sugli alieni, sui marziani, sugli Elohim. Gli Elohim erano molto alti, gracili, e in una disputa fisica avrebbero beccato un sacco di botte. All'inizio loro usavano degli exoscheletri, infatti se voi andate a vedere in alcuni disegni e raffigurazioni si vedono questi exoscheletri alle gambe, alle braccia, eccetera, eccetera. Erano molto grandi, molto alti, non erano neanche molto belli. Poi hanno avuto dei miglioramenti, però lascia stare, stiamo parlando dell'epoca in cui li abbiamo incontrati e conosciuti. Quindi, perché? Perché vivevano su un pianeta dove la gravità era minore. Mentre i terrestri e gli asgardiani avevano pianeti con una gravità simile, una forza di gravità simile. Poi purtroppo c'è ancora gente che non capisce che cos'è la forza di gravità, che si mette ancora a ridere quando io dico che un oggetto lanciato verso l'altro, sulla Luna, che è un sesto della forza di gravità che ha la Terra, la stessa persona che lancia con tutta la propria forza, che quindi è uguale sia se la lancia sulla Terra sia se la lancia sulla Luna va 6 volte più in alto. E quando cade, cade 6 volte più lentamente, perché la forza di gravità che tira l'oggetto lanciato è 6 volte inferiore. Quindi, insomma, io dico queste cose, c'è gente che ancora si mette a ridere perché non capisce niente di fisica. E per questo io dico, c'è un proverbio che dice molto bene: il riso abbonda sulla bocca degli stolti. Invece bisognerebbe capire, capire, anche perché capire in questo caso sarebbe proprio per il bene di tutti, in modo che noi possiamo riprendere il controllo del nostro pianeta, avere un rapporto di uguale a uguale con questi ospiti che comunque per noi sono ospiti, noi siamo i padroni del pianeta. Anche se in questo momento loro stanno cercando di diventare padroni attraverso la finanza, con la scusa che noi non sappiamo amministrare il nostro pianeta, lo stiamo distruggendo. L'abbiamo inquinato, l'abbiamo sporcato, abbiamo fatto di tutto proprio per distruggere il pianeta, al punto che siamo in un momento che siamo in punto di non ritorno, perché effettivamente, anche se l'hanno programmato loro questa cosa, gli alieni, intorno al 2030 c'è un punto di non ritorno. E quindi, insomma, ma non ci arriveremo a questo, state tranquilli, molto serenamente. Bisogna capire, non bisogna agitarsi, esasperarsi, disperarsi, c'è solo da capire,
c'è da fare un piccolo salto evolutivo che si chiama evoluzione. Evoluzione, non possiamo più essere bambini e pensare che siamo soli nell'universo e che eravamo soli anche in questo sistema solare, perché grazie alla moderna astronomia abbiamo capito che ci sono più pianeti nelle fasce abitabili intorno alle stelle. Nel nostro caso ce n'erano tre. Tre. E ho spiegato pure come hanno fatto a essere diventati così compatibili, spiegato tutto nei video, 160 video, e io mi domando tutt'oggi, ma che l'ho fatti a fa'? Comunque non c'è nessun problema, molto serenamente. Grazie a tutti, ciao.